economica delle persone. Perché io non ricordo, la prima volta che con il ragazzo che mi ha accompagnato, vedo una struttura che è stata ristrutturata e sistemata, che è più che dignitosa, altrove c'è della donna. E quindi poi mi chiedo, ma quale pianificazione è stata fatta nell'ottica della pianificazione degli interventi strutturali che ora stanno per essere chiusi? Cioè, è normale cominciare a investire milioni e milioni di euro e poi dopo 6 mesi pensare chiudiamo questo, chiudiamo quel presidio su una logica di tagli indiscriminata? Questo per far capire che la logica del taglio, giustamente diceva lui, ha un senso se ha una programmazione, ha una razionalizzazione. Qui credo che si vada a tendoni sulla scia di una richiesta che viene dall'alto. E che mal si sposa con quelle che sono le esigenze di un territorio difficile e complicato, qual è la nostra regione, che ha una gabbietà assolutamente folle. Permettetemi di dirlo, perché in questo momento credo che spostarsi da un punto all'altro i 10 km è come se fossero 150 in una qualsiasi altra regione, esclusa la Calabria. Quindi credo Ci che contendiamo il privato, noi giusto? siamo lì, noi la Calabria, cioè, non è che. Quindi è assurdo e paradossale che si vada a incidere sulla salute, che sarebbe qualcosa di intollerabile. Io questo è l'ennesimo presidio ospedaliero che visito, ovviamente venendo da Trapanese, mi sono più concentrato su Trapanese, a Palermitano e l'Agrigentino. Credo che ci sono diversi ospedali che sono in procinto di essere chiusi, sui quali sono stati spesi centinaia di milioni di euro, anche come attrezzature. Io ho visto un attacco in un ospedale del Trapanese che da 5 anni pensate che è costata Imballate, sono sono quasi imballate. 5.000 euro ed è ferma lì da 3 anni. Sono imballate. Quindi gli Sono sprechi sono stati fatti per determinate situazioni. Ora questo non è più tollerabile. Io posso capire la razionalizzazione del servizio, noi saremmo d'accordissimo. Allora, che si debbano spendere soldi per aiutare imprenditori amici, che pagano soldi per forniture che poi non verranno utilizzate, e poi si debbano chiudere presidi che danno speranza e sicurezza al territorio, per me e per noi è intollerabile e faremo una battaglia fortissima per evitare che questo Signor avvenga. Onorevole, ci potreste dire cosa farete domani mattina arrivato a Palermo o dopodomani mattina o quando tornerete a Palermo in virtù di quello che avete visto a questa data? Intanto credo che acquisire i documenti che verranno prospettati è una cosa fondamentale per cominciare a puntualizzare sui numeri, perché la logica che fa una certa politica di fare in modo che si riducano i numeri in maniera continua, togliendo continuamente servizi per poi dire i numeri non ci sono, quindi lo dobbiamo chiudere, è qualcosa di intollerabile, perché è stato fatto a 160 gradi, stava per essere fatto sulla sanità, è stato fatto sulle ferrovie, è stato fatto sulle grandi infrastrutture, è stato fatto sui porti. Quindi una logica di riduzione delle capacità infrastrutturali di questa regione che è intollerabile. Cioè, la nostra politica oggi sta smantellando un sistema sociale che aveva raggiunto determinati livelli. Questo è il messaggio che deve arrivare chiaro a tutti, perché la sanità è uno, ma ci sono anche altri aspetti che vengono ugualmente attaccati da chi dovrebbe fare gli interessi della collettività, e in questo momento Quindi vi muoverete di conseguenza non lo fa. a Assolutamente Palermo, sì, giusto? perché è chiaro che Ma bisogna. non c'è dubbio che ci vuole chiaramente un No, no, lo so passaggio. che ho. No, no, non c'è dubbio che ci vuole un passaggio in commissione.